Buon giovedì sera a tutti voi, bentrovati negli studi di TG2000. Eccoci qua, buonasera a tutti voi. E dunque, in apertura di questa edizione parliamo dei cristiani perseguitati in difesa. Loro, infatti, nel giorno in cui l'Iraq ha un nuovo presidente, si alza forte la voce del patriarca caldeo Luis Rafael Primo Sacco, che ha rivolto un appello al segretario generale dell'ONU. Il Consiglio di sicurezza non può rimanere fermo davanti alle continue atrocità. E si fa sentire anche la solidarietà nel mondo islamico verso i cristiani, come testimonia proprio a TG2000 lo scrittore iracheno Yunis Tofik, originario di Mosul, città storicamente a maggioranza cristiana. L'ho intervistato per noi Pierluigi Vito. I cristiani di Nineve sono gli originari abitanti della valle di Nineve, per cui loro hanno più diritto di noi arabi a quella terra. La biblica Ninive, oggi Mosul, è la patria dello scrittore Yunis Tofik. Da lì migliaia di cristiani sono stati cacciati dalle armate dell'ISIL in una sorta di pulizia religiosa del nord dell'Iraq. Una persecuzione contro cui si sono alzate condanne pure da esponenti dell'Islam moderato, anche a costo della vita. Oggi noi abbiamo un dovere morale ed etico nei loro confronti, non soltanto di proteggerli, ma di farli rientrare nella loro terra per riavere le loro case e i loro averi. Sono stati cacciati via ingiustamente da un'azione criminale ed oggi il mondo deve muoversi per mettere fine a questa confisca, a questa discriminazione che Mosul non ha mai conosciuto nella sua storia. Presidente del Centro Italo-Arabo di Torino, Tofik conosce bene il ruolo della cultura sulla strada dell'accoglienza e della solidarietà, come ad esempio il valore di Dante della Divina Commedia, conosciuto sui banchi di scuola grazie al suo professore cristiano. I cristiani, e questo bisogna riconoscerlo, nei confronti dell'Islam e dei musulmani hanno sempre avuto una grande disponibilità, soprattutto nei confronti della nostra cultura. E dunque noi abbiamo conosciuto l'Occidente del Rinascimento e della Rivoluzione Industriale attraverso i cristiani dell'Iraq e del Libano. Cosa dobbiamo fare per loro? Il minimo che possiamo fare è quello di alzare la voce per dire basta. Adesso è il momento di raccontarvi dell'arrivo in Italia di Meriam, la ricordate, la donna accusata di apostasia in Sudan, poi condannata a morte e quindi per fortuna liberata. Oggi la donna, vi dicevo, è arrivata nel nostro paese atterrando alle 9.30 a Ciampino. Era con suo marito e i suoi bambini. E lì per noi c'era anche Cesare Cavoni, vediamo. Meriam è libera, 27 anni, ma ha già vissuto un'odissea e ora il cielo d'Italia accompagna il suo viaggio dal Sudan, dove era stata condannata a morte per impiccagione mentre era incinta per aver sposato un uomo cristiano. Nel maggio scorso Meriam aveva partorito in carcere una bambina, Maya, mentre l'altro figlio, Martin, di 2 anni, aveva vissuto per diverso tempo in cella con la mamma. Ora Meriam scende dall'aereo, tra le sue braccia la piccola Maya, mentre Martin abbraccia il vice ministro Lapo Pistelli. Ad accoglierli all'aeroporto di Ciampino il premier Matteo Renzi, dopo che il governo italiano, con un lavoro costante, era riuscito a far cadere le accuse contro la giovane donna con l'aiuto di una campagna internazionale. E oggi in primo piano balzano le parole e la soddisfazione del vice ministro Lapo Pistelli, che ha seguito passo passo la vicenda andando a riprendere Meriam e la sua famiglia. Tante volte noi parliamo del nostro paese in termini non appropriati. Il nostro paese ha rapporti di fiducia e di ascolto molto forti in tutti i paesi del Corno d'Africa. Li ha in Sudan, li ha nei paesi vicini, e avere avuto semplicemente la pazienza e la costanza di parlare con le autorità di governo e con tutte le diverse fonti del potere che vi sono presenti a Khartoum in modo amichevole, in modo continuo, alla fine ha pagato. Ora tutto è finito e davanti c'è un futuro tutto da costruire. Meriam resterà 2 giorni nel nostro paese e poi partirà per New York con il marito Daniel. Anche la gioia del piccolo Martin è incontenibile ed è il ministro degli esteri Mogherini a fare da tata per questa mattinata speciale. Un'emozione che ha toccato intensamente anche il pilota dell'aereo della presidenza del Consiglio. Come è entrata, anzi ecco che ha fatto Miriam, mi ha dato la bambina piccola in braccio perché doveva aiutare il marito. Io dopo 5 secondi che è entrata mi sono trovato con la bimba in braccio, è stata una cosa bellissima, molto molto bella. Ecco. Ora Meriam potrà finalmente vivere con la propria famiglia in un paese dove avere una fede religiosa non è reato.
Ma l'emozionante racconto della giornata di Meriam Ibrahim e della sua famiglia è proseguito con l'incontro con Papa Francesco, avvenuto in tarda mattinata a Santa Marta, durato circa mezz'ora. Grazie per la tua testimonianza di fede, ha detto il Papa. Sentiamo Stefania Squarcia. Grazie per il semplice gelato a tutti. È stato un incontro emozionante, intenso, per certi versi inatteso. Insomma, una di quelle emozioni che Papa Francesco spesso regala. Il Papa entra nella stanza dove sono Meriam con la piccola nata mentre era ancora in carcere, con la giovane, il marito su una sedia a rotelle. Il bimbo più grande Martin in braccio al viceministro degli esteri. Si avvicina con il solito passo deciso, parla con loro, ringrazia Meriam per la testimonianza cristiana offerta per difendere la fede, per il suo eroismo. Le chiede se la bimba sia nata in carcere, accarezza i bimbi, dona un rosario al marito di Meriam che si commuove fino alle lacrime, poi li accompagna fuori dopo aver scattato qualche foto insieme. Meriam saluta e chiede come può farsele mandare. Attimi di vita che hanno un significato enorme. Papa Francesco ha voluto ringraziare personalmente Meriam. A Santa Marta lei e la sua famiglia hanno vissuto mezz'ora in un'atmosfera che il portavoce Vaticano, padre Federico Lombardi, ha definito molto serena e affettuosa, ma che in realtà rappresenta un gesto di vicinanza e di solidarietà per coloro che soffrono a motivo della loro fede e della pratica di fede. Ma purtroppo anche oggi dobbiamo darvi la notizia dell'ennesimo incidente occorso a un volo di linea. Un aereo della compagnia statale Air Algérie, operato dalla spagnola Swift Air, è precipitato in una località ancora ignota. Il volo H5017 era partito dalla capitale del Burkina Faso con direzione Algeria. Le sue tracce si sono perse dopo circa 50 minuti. Lo schianto sarebbe avvenuto in Niger dopo il cambiamento di rotta a causa delle cattive condizioni meteo, probabilmente una tempesta di sabbia. 116 le persone a bordo, fra cui 110 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Due jet francesi da combattimento stanno tentando di localizzare l'aereo. E adesso continuiamo ad aggiornarvi sulla delicata situazione in Medio Oriente, dove la tregua è lontana viste le posizioni di Israele e Hamas. Colpita oggi una scuola dell'Agenzia delle Nazioni Unite e anche la diplomazia internazionale appare in fase di stallo. Federico Plotti. Nella striscia di Gaza si muore anche nelle scuole e nelle zone sotto il controllo dell'ONU, dove risiedono migliaia di sfollati. L'artiglieria israeliana ha colpito oggi proprio un edificio scolastico usato come rifugio. Si parla di decine di morti, forse 30, e circa 200 feriti. A Gaza intanto si continua a scappare dalle bombe e dai colpi di mortaio dell'esercito di Tel Aviv. Si scappa per le strade tra il fumo e i detriti cercando riparo dove possibile, senza sapere però in che punto cadrà il prossimo ordigno. Quasi 800 i morti da parte palestinese dall'inizio delle ostilità. Gran parte sono civili e purtroppo tra questi tanti bambini. Immagini come queste di madri che piangono i propri figli sono all'ordine del giorno. Intanto in Israele, dopo una notte di relativa calma, le sirene di allarme sono tornate a risuonare. Ancora razzi di Hamas lanciati sul territorio israeliano, 3 sono stati intercettati sopra l'area metropolitana di Tel Aviv. Per quanto riguarda l'aeroporto della capitale dello Stato ebraico, alcune compagnie aeree, Alitalia compresa, hanno annunciato che ripristineranno i voli diretti. Intanto, nonostante il cauto ottimismo del segretario di Stato statunitense John Kerry, che ha parlato di passi in avanti per un possibile cessato il fuoco, la tregua armata non sembra certo vicina. Restano per ora inconciliabili le posizioni dei due paesi, con Israele ancora intenzionato in difesa della propria integrità a portare avanti l'attacco di terra dentro la striscia di Gaza, e Hamas che arriverebbe ad una tregua ma solo a condizioni specifiche, come tra le altre il libero movimento per i cittadini di Gaza, l'apertura del valico di Rafah con l'Egitto e la liberazione dei detenuti arrestati da Israele. Sul fronte diplomatico poi, contro l'escalation di violenza, c'è da registrare il richiamo in patria da parte del Brasile del proprio ambasciatore in Israele. Questa non è una guerra, ma un massacro inutile. Il patriarca emerito di Gerusalemme, Sabà, nel corso di una veglia di preghiera organizzata dalla Chiesa di Terra Santa, chiede alle parti di tornare al tavolo delle trattative e ai cristiani di innalzare una preghiera incessante per la fine delle ostilità. Sentiamo. È una blasfemia contro la dignità umana. Quello che arriva a Gaza
non è una guerra, è un massacro, è inutile. Sono parole dure quelle di Michel Sabah, patriarca emerito di Gerusalemme dei Latini e icona dell'impegno per la pace tra Israele e Palestina. Una denuncia che si fa preghiera, una preghiera condivisa con molti cristiani di Terra Santa durante una celebrazione ecumenica per la pace a Gaza e in tutto il Medio Oriente che si è svolta nella Basilica di Santo Stefano a Gerusalemme. A promuovere l'iniziativa è il centro ecumenico Sabil, molti laici e sacerdoti presenti in rappresentanza delle 13 chiese cristiane attive nella città santa. La terra santa è una terra santa, la terra delle radici di tutti i cristiani. Dunque tutti sono responsabili e tutti devono assumere questa responsabilità, almeno con la preghiera. E poi chi può arrivare alla verità e dire una parola di verità che aiuti tutte e due parti alla riconciliazione. Nessuno pro-palestinese o pro-israeliano per incoraggiare la guerra, per renderlo più forte, per uccidere. Questo non è aiuto né per Israele né per la Palestina. E rientriamo adesso in Italia per la pagina politica con la riforma del Senato in corso. Per sbloccare la situazione è stato deciso di contingentare i tempi fissando il voto per la revisione entro l'8 di agosto. Dura la reazione da parte dell'opposizione. Il punto è di Augusto Cantelmi. E alla fine arriva la tagliola. Di fronte allo stallo a Palazzo Madama sulla riforma del Senato, la maggioranza forza la mano e impone il contingentamento dei tempi, la cosiddetta tagliola, fissando la data di chiusura con voto finale all'8 agosto, prima dunque della pausa estiva. Si prova così a sbloccare una situazione molto complicata. Su 7.850 emendamenti presentati sulla riforma del Senato finora, ne sono stati votati soltanto 3, con il rischio reale di far saltare anche la conversione in legge di alcuni decreti in scadenza a Palazzo Madama, come quello sulla competitività. Ma la decisione della conferenza dei capigruppo di applicare la tagliola al Senato provoca l'ira delle opposizioni. Voglio sapere se a tutti i disoccupati, a quelli che stanno perdendo continuamente il lavoro, noi andiamo a dire che gli diamo per consolarsi la ridicolaggine del Senato. Se quest'Aula chiude con la ghigliottina vera, presunta, mascherata, o con la ghigliottina del contingentamento, o con la ghigliottina dell'armonizzazione, non si rimproveri a questa opposizione cose delle quali essa non è responsabile. Un abbraccio di ferro senza esclusione di colpi tra la maggioranza favorevole alla revisione della Camera Alta e una agguerritissima opposizione formata da SEL, Movimento 5 Stelle, dissidenti interni a PD e Forza Italia. Nessuno ha voluto fare il passo indietro per favorire la mediazione, di qui la decisione estrema con l'introduzione della tagliola, che di certo non favorirà il dialogo. Prego. Senatrice Taverna, la richiamo all'ordine, a verbale, prego. La richiamo all'ordine. Da parte sua la maggioranza rivendica il diritto di portare a termine il lavoro parlamentare, si dichiara sempre favorevole a modificare il testo della riforma del Senato, ma non negli aspetti fondamentali come l'elezione in diretta dei futuri senatori. E intanto a pochi metri dai palazzi del potere scoppia la protesta dei lavoratori in cassa integrazione in deroga. Mancano infatti i fondi, soprattutto per coloro che hanno perso il lavoro nelle piccole aziende. Nel servizio di Giuseppe Caporaso sentiremo anche il grido di allarme del sindacato. Nel cuore di Roma, per far sentire la propria voce disperata davanti ai palazzi della politica, sono alcune delle oltre 80.000 persone con la cassa integrazione in deroga in scadenza che non hanno un piano di reinserimento nel mondo del lavoro. Rispetto alle altre forme di cassa integrazione e mobilità, questo ammortizzatore sociale riguarda i lavoratori delle piccole aziende sotto i 15 dipendenti o quelli delle grandi aziende che hanno esaurito le altre forme di sostegno al reddito. Mentre la cassa ordinaria e straordinaria è a carico di aziende e lavoratori, quella in deroga ricade sulla fiscalità generale e in minima parte sui titolari di aziende in crisi. Una situazione esplosiva dal punto di vista sociale per i sindacati. Per coprire tutto il 2014 serve più di 1 miliardo. Stiamo chiedendo che almeno 500-600 milioni siano
individuati al più presto per fronteggiare questa emergenza sociale. Ci sono lavoratori e lavoratrici che dall'estate scorsa non ricevono i sacrosanti, giusti, legittimi trattamenti. Il governo deve trovare in maniera urgente una soluzione. E passiamo adesso all'economia con una notizia che arriva dal Fondo Monetario Internazionale che rivede al ribasso la crescita mondiale. Il PIL salirà nel 2014 del 3,4%, meno 0,3 punti percentuali rispetto alle stime di aprile, per poi accelerare al più 4% nel 2015. Al ribasso anche le stime di crescita per l'Italia. Il prodotto interno lordo salirà quest'anno dello 0,3%, e cioè 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle stime di aprile, mentre nel 2015 la crescita accelererà a +1,1%. Intanto Barbara prosegue il viaggio della Costa Concordia verso Genova. Ad attenderla oltre 700 persone, tutte impegnate nello smaltimento dell'ex colosso della Costa Crociere. Un'operazione da circa 800 milioni di euro, come ci spiega Daniele Bungaro. È partita da oltre 24 ore dall'isola del Giglio. Domenica è previsto l'arrivo al porto di Genova. L'ultimo viaggio della Costa Concordia sarà lungo 330 chilometri. Poi cominceranno le operazioni di smaltimento del relitto. E qui si apre una partita economica e piena di interessi. In ballo per la rottamazione ci sono 100 milioni di euro coperti interamente dalle assicurazioni. Ma se si aggiunge tutto l'indotto, il flusso di denaro è da capogiro. Un business che vale 800 milioni di euro. I lavori dureranno 22 mesi e vedranno impegnate 700 persone di 52 aziende. L'obiettivo è quello di smontare e poi smaltire tutte le parti della nave. Sono ore calde per molte aziende nel capoluogo ligure e in altre città italiane. La speranza è quella di poter strappare i contratti di subappalto. Per il momento la maggior parte non sono stati ancora assegnati. Le commesse porteranno importanti ricadute sull'economia di molte imprese della cantieristica della città di Genova, piegate negli ultimi anni da una crisi devastante. Questo intervento è un intervento che dà ossigeno a questo comparto e crea un'altra opportunità di un nuovo segmento, quello delle demolizioni, che era sparito perché c'era una concorrenza sleale dei paesi del sud-est asiatico. Della Concordia solo il 20% andrà perso, mentre l'80% continuerà ad esistere. Alla speranza di lavoro per molte persone si affianca la preoccupazione degli operatori portuali per l'arrivo dall'esterno di nuovi operai e tecnici specializzati. Non bisogna creare troppe aspettative, nel senso che si tratta di persone che già operano, di professionalità, alcune lavoreranno solo pochi giorni, penso ai sommozzatori, piuttosto che agli ormeggiatori, piuttosto che ai piloti del porto, altri in maniera più continuativa che dovranno intervenire a bordo della nave. Qualche spazio ci sarà però di integrazione, purché siano persone che abbiano le caratteristiche già formative, professionali, per eseguire un lavoro in un'area assolutamente delicata con specifiche competenze. Spazio adesso al capitolo immigrazione. Oggi un nuovo sbarco di circa 700 persone a Pozzallo. Intanto tra gli oltre 1000 migranti sbarcati ieri a Taranto sono stati individuati e arrestati due presunti scafisti con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Entrambi africani sono stati identificati grazie alle testimonianze di alcuni immigrati. La situazione dei centri di accoglienza inoltre è sempre più critica. Una cinquantina di migranti arrivati nel Lazio dalla Sicilia e dalla Puglia sono stati sistemati al CARA di Castelnuovo di Porto, altri 1000 verranno portati nella provincia, mentre un centinaio sarà ospitato a Roma in quei centri di accoglienza già sovraffollati per l'80%. La cronaca ci porta ad Andria, dove la Guardia di Finanza ha scoperto una vera e propria truffa ai danni dei consumatori. Imprenditori pugliesi, con la complicità di indagati calabresi, spacciavano olio comunitario per olio 100% italiano e biologico. Sentiamo. Poteva finire sulle tavole e nei supermercati, spacciato come olio biologico italiano, e nessuno se ne sarebbe accorto. Senza l'intervento della Guardia di Finanza, i consumatori lo avrebbero acquistato come prodotto sicuro e garantito. Le fiamme gialle di Andria hanno smantellato tre associazioni per delinquere che gestivano un giro d'affari da 30 milioni di euro. L'indagine ha coinvolto imprenditori pugliesi, con la complicità di indagati calabresi, che trasformavano l'olio d'oliva comunitario in olio
100% italiano biologico. In manette sono finite 16 persone. La magistratura ha inoltre ordinato il sequestro preventivo di 15 imprese. Dall'inchiesta è emerso che diverse aziende del settore della commercializzazione dell'olio d'oliva in Puglia e in Calabria veniva affidato il compito di fornire fatture false, attestanti fittizi a approvvigionamenti di olio extravergine di oliva prodotto in Italia. Tutto questo per legittimare ingenti acquisti di olio proveniente in realtà dalla Spagna. L'indagine sul falso olio d'oliva biologico ha permesso anche di apporre i sigilli a circa 400 tonnellate di olio dalle qualità scadenti e contaminate. L'olio sequestrato era miscelato con grassi di diversa natura, contenenti fondami e impurezze provenienti dalla raccolta degli oli esausti della ristorazione e da oli di provenienza furtiva. La tempestiva operazione della Guardia di Finanza ha dunque evitato che sul mercato finisse un olio di bassa qualità che nulla aveva a che fare con l'eccellenza italiana. E per una notizia che, lo abbiamo sentito, non rende certo merito al nostro paese, ce n'è un'altra che invece rende onore all'eccellenza nostrana. L'Istituto Italiano di Tecnologia, con sede a Genova, ha progettato infatti una vera e propria plastica bio non inquinante, perché costituita al 100% da scarti vegetali. Abbiamo protetto i brevetti e stiamo lavorando con aziende e investitori per sondare le potenzialità su alcune nicchie, sono le parole del direttore scientifico Roberto Cingolani. L'obiettivo è ovviamente quello di spingere l'industria ad adottare la plastica biodegradabile, realizzandone una produzione su larga scala. E adesso vi raccontiamo una storia piena di sdegno e orrore, quello che ha provocato in tutto il mondo la vicenda di Joseph Woods, condannato a morte per l'omicidio di due persone. Due ore è durata la sua agonia dopo essere stato sottoposto ad un'iniezione letale in Arizona, quando la giustizia a volte uccide anche la pietà. Sentiamo Gennaro Ferrara. Chi lo ha visto morire racconta che Joseph Wood ha boccheggiato per un'ora e 57 minuti nel tentativo di continuare a respirare. Due ore di agonia nel carcere di Florence in Arizona invece dei 10 minuti che richiedono abitualmente le esecuzioni. Due ore in cui i difensori dell'uomo condannato per aver ucciso 25 anni fa due persone hanno tentato l'ultimo disperato appello, invocando l'ottavo emendamento della Costituzione che vieta punizioni crudeli e inusuali. Tutto legale, era sedato e non ha sofferto, ha risposto la governatrice dell'Arizona, uno dei 32 stati americani in cui vige la pena di morte. Voi dite che è stato straziante, ha detto Jane Brown, figlia e sorella delle vittime, ma voi non sapete cos'è straziante. Straziante è vedere i propri cari uccisi in una pozza di sangue. Cosa non ha funzionato, lo spiegherà un'inchiesta. Quel che è certo è che non si tratta di un caso isolato. In Ohio, a inizio anno, il condannato Dennis McGuire è morto dopo 25 minuti di agonia, mentre in Oklahoma, lo scorso aprile, si è rotta la vena di Clayton Lockett durante l'iniezione letale. L'esecuzione è stata sospesa dopo 20 minuti, ma l'uomo è morto d'infarto dopo altri 25 minuti. Una barbarie, commentò il presidente Obama. Da un po' di tempo la battaglia sulla pena capitale ha come oggetto proprio il mix dei farmaci che provocano la morte. Da 3 anni a questa parte l'Unione Europea ha interrotto l'esportazione di questi farmaci verso i paesi dove viene praticata la pena di morte, mentre alcune aziende degli Stati Uniti hanno smesso di produrli. Così le case farmaceutiche che ancora li realizzano chiedono di restare nell'anonimato e neanche i condannati sanno il nome dei medicinali che determineranno la loro morte. Una situazione illegale e rischiosa, denunciano gli avvocati, e la cronaca sembra dare loro ragione. Ma forse la cronaca, più che suscitare interrogativi di tipo giuridico, deve farci domandare se davvero esistano esecuzioni pulite o umanamente accettabili, e se la morte che arriva per mano di un altro uomo in obbedienza a una norma dello Stato possa avere un nome diverso da assassinio. E siamo giunti al post di questa sera, Massimiliano, firmato oggi da Michele Sciancalepore, post nel quale torniamo sul dramma dell'immigrazione. Proprio l'immigrazione infatti è stato il tema dello spettacolo che ha aperto la 68esima edizione della Festa del Teatro a San Miniato, in scena ragazzi africani, per dimostrare che l'arte può attraversare le frontiere e creare comunità. Finisterre è il titolo dell'opera di Gianni Clementi per la regia di Antonio Calenda, protagonisti Nicola Pistoia e Paolo Triestino.
Insomma, un post tutto da gustare. Grazie per averci seguito e arrivederci.